Prima di darvi il via per il pronostico della buonanotte, io vi invito ufficialmente, faccio invito a voi del parterre e magari anche ai tifosi, ai telespettatori, perché venerdì 15 maggio al Teatro Posillipo alle 21.30 avrò il piacere di affiancare Salvatore Gisonna in uno spettacolo che è molto carino e che ha a che fare proprio anche con i tifosi del Napoli, tutto in uno show, ci può stare. Salvatore fa parte di Made in Sud, porterà tutti i suoi personaggi e sarebbe carino poterci riunire tutti. Quindi io invito il tifo azzurro, i tifosi che ci guardano da casa, ma soprattutto saremo presenti con Gennaro Scarlato, con Antonello Greco, con Maradona, ci sarà Sandro Abbondanza, Liberato Ferrara, Romina Parisi, certamente avremo Annalisa Miglietta, Angela Florio, Max Boscia, avrò il piacere di averli tutti lì e magari se ci siete anche voi io mi fa ancora più piacere. Fabio. Viene anche Fabio De Meo, Cito Varriale, Massimiliano Eraci, ci saranno tutti, invitiamo anche i Tajani, tutti, venerdì 15 maggio al Teatro Posillipo, tutto in uno show, ci può stare con Salvatore Gisonna, ci può stare anche il pronostico, ci può stare anche lo slogan, l'hashtag di Benitez. Ugo Maradona, prima di dirti buonanotte voglio sentire da te come finisce Parma-Napoli. 0-2 per il Napoli, buonanotte a tutti. Bene, 0-2, buonanotte Ugo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Antonello Greco. Andate a vedere Salvatore Gisonna. Dice lui il risultato. No, li ho visti in un anticipo, diciamo, quasi un dietro le quinte, diciamo. Breve. Rivolgo. Diciamo breve. Che Bruno fa ridere. Bruno è simpatico, sul palco è in genere molto, anche da tifo azzurro mi dicono la stessa. È molto più spigliato perché qua si deve contenere, c'è una platea, insomma, che è rigorosa, professionale. Lì invece proprio da tutto, comunque il Napoli vince 1-0. Quanto ti devo poi per la hai detto che gratis, e questa, questa è la marchetta. Ma per voi, non per gli amici da casa. L'invito, se no andiamo in fallimento. No. Bene così.